Che senso ha chiamarlo Giardino Mimmo Bucci? Chiamatelo Giardino dei Cani. È l'ultimatum di una donna che chiede coerenza ad un'amministrazione che le ha promesso ordine. È l'ultimatum di una mamma che non ce la fa più a vedere il giardino intitolato al proprio figlio scomparso, trasformato in un pezzo di terra in balia di animali e vandali. E Franca lo zito promette, non c'è più tempo, o il giardino torna ad essere un luogo di pace dedicato a bimbi e anziani, o quella targa con il nome di Mimmo smetterà di essere lì. Vorrei togliere la targa, perché non è giusto che in questo giardino, dove che è nato per gli anziani e i bambini, infatti è scritto sul cartello area giochi, tanto di divieto, e si continua a ignorare questo divieto. Il cartello non l'ho messo io, l'ha messo il comune, non è roba mia, è del comune. Perché viene sempre disattesa questo divieto? È diventato il giardino dei cani. Non chiede molto Franca, solo che il divieto di accesso ai cani, deciso e sistemato da Palazzo di Città, sia fatto rispettare. A fare le spese di questa cattiva gestione dell'area verde, anche l'albero di Carrubo, piantumato lo scorso 14 maggio, per ricordare il giovane cantante a 17 anni dalla sua scomparsa e insieme a lui tutte le vittime della strada. Quindi questo è un ultimatum? Sì, è un ultimatum. Io mi munisco di scala e cacciaviti e tolgo le targhe. Non mi interessa ciò che mi potrebbero fare, io le tolgo. Se non vedo che si fa rispettare sto cartello alle mie spalle, io lo faccio togliere tutto.